contratto e stipendi più alti per fermare i medici in fuga. La firma, dopo 10 anni del nuovo contratto, che riguarda oltre ai medici anche biologi, fisici, chimici e veterinari, è il primo passo concreto di governo e regioni per cercare di risolvere un problema che rischia di assumere proporzioni sempre più allarmanti nella sanità pubblica. L'incremento salariale rappresenta quindi un incentivo per i medici a restare nel pubblico e per i giovani camici bianchi a restare nel nostro paese anziché trasferirsi all'estero. Luigino Guarini, presidente dell'Ordine dei Medici di Treviso, auspica un nuovo corso nell'attenzione della politica verso una professione gravata da molti problemi. La cronica, ormai cronica, carenza d'organico, i turni di lavoro massacranti, le violenze verbali e fisiche contro i medici, l'aumento esponenziale del contenzioso medico-legale, che più ne ha più ne mette. Diciamo, tutte problematiche impellenti che necessitano di urgenti contromisure. L'occasione della recente firma mi permette comunque di poter esprimere l'auspicio, per il momento è solo un auspicio, che finalmente si sia giunti all'inizio di una nuova fase, quella in cui appunto i problemi della sanità cessino di essere ignorati dalla politica e vengono finalmente affrontati.